sono aumentati dall'inizio di settembre del 22% rispetto al mese di giugno il numero di sfollati interni ad Haiti. Di questi la metà sono minori, a certificarlo l'OIM, l'Agenzia ONU per le Migrazioni, secondo cui il 75% ha trovato rifugio temporaneamente nelle province dell'isola caraibica, in particolare nella regione del Gran Sud, che ne ospita il 45%, mentre nella capitale Port-au-Prince vivono in una situazione precaria ed instabile anche a causa della scarsità dei servizi di base solo un quarto degli sfollati. Ieri è iniziato l'anno scolastico, ma di fatto la gran parte degli istituti pubblici è rimasta chiusa per le violenze dei gruppi criminali e a nulla sono valse le misure adottate per evacuare gli sfollati ospitati proprio nelle scuole. Il primo ministro haitiano Conil ha garantito il suo impegno per venire a capo dei tanti problemi legati all'istruzione. Solo a febbraio scorso le scuole sono rimaste off limits per 3 mesi agli studenti proprio per le violenze in corso.